L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberal-democratiche. Ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi. La loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Sono peggio di Pinochet, che sono un Francisco Franco, che sono come Saddam Hussein, che sono un mostro bavoso, che sono un pericolo per la democrazia. Tutte queste cose. Ma guardi, ma cose incredibili, no? Che io non, ma non voglio aprire... cose. Oltretutto anche quindi, Mascalzone bavoso, il re dei bari, Peron di plastica, ha detto cose, me lo sono letto adesso cosa? Venendo qui in automobile, sì. Berlusconi è la malattia del paese, è la degenerazione del sistema, hanno chiamato la casa delle libertà, che è la nostra coalizione, il casotto delle libertà, il casino delle libertà, la casa circondariale della libertà, la casa della libertà condizionata. La storia ricorderà che gli inizi dell'avventura di Silvio Berlusconi furono a Milano negli anni 70 del secolo scorso. Milano era allora detta la capitale morale d'Italia. Ricca, industriale e tollerante, la metropoli era allora al centro della protesta sociale. Contro scioperi e sindacati, una bomba aveva fatto strage in una banca. Chi aveva patrimoni viveva nella paura. Del comunismo, preannunciato dalle azioni di gruppi armati. Dei sequestri di persona. Ogni settimana ce n'era uno. La Svizzera, a due passi, serviva per metterci i capitali e per mettere in salvo i figli. A Milano in quel periodo cominciarono a circolare strani personaggi. Uno era Michele Sindona, banchiere che offriva il triplo degli interessi delle altre banche. Morì in carcere dopo la fatale tazza di caffè, non prima di aver tentato un colpo di Stato in Sicilia. Un altro, Roberto Calvi, a capo dello storico Banco Ambrosiano, garantiva grandi interessi con riservatissime operazioni finanziarie all'estero. Finì impiccato a Londra. Un terzo era Luciano Liggio, contadino di Corleone. Si atteggiava a capo mafia. Un quarto passò del tutto inosservato, ma era il più potente di tutti. Stefano Bontade, il capo di Cosa Nostra, notabile democristiano di Palermo, a capo del traffico internazionale di eroina. Visitava spesso Milano, per fare affari, come vedremo, ma anche per certe urgenze. Temendo per la sua vita, ottenne dal presidente dell'Alfa Romeo, Ettore Massacesi, due vetture blindate, le prime a comparire in Italia. Gli operai dell'Alfa gliele fecero, ma non furono sufficienti. Salvatore Riina lo uccise la sera del suo 41esimo compleanno e si prese come bottino i suoi contatti milanesi. Il capitalismo italiano stava diventando una cosa seria. Le storiche famiglie che avevano costruito le industrie a Milano sentivano il loro tempo scivolare via. Guido Vergani raccolse così la testimonianza di Gioia Falk, della famiglia che possedeva le famose acciaierie. Sin da quando eri piccola e ragazza, hai avuto il senso di appartenere a una grande, potente famiglia, il senso del ruolo e di certi privilegi? Beh, sì, probabilmente sì. Forse non ci facevo tanto caso, ma probabilmente sì. Però direi che la tendenza, proprio l'educazione che ci hanno dato i nostri genitori, era di non enfatizzare la cosa. Infatti io sono andata a scuola pubblica, ho fatto un liceo pubblico, ero compagna di scuola di gente
generale erano tutti, soprattutto al liceo, erano figlie di magistrati, perché stavo vicino, il Bercher era vicino al Palazzo Giustizia, quindi erano quasi tutte gente colta, gente, ho avuto delle belle classi. La fabbrica tu, come la vivevi? Beh, intanto mio padre credo che ha fatto proprio di tutto perché noi non avessimo molto a che fare con la fabbrica. Lui diceva che le donne disturbano gli operai. Sono stata una volta, quando è venuto il cardinale Montini, io non ho mai visto una colata, meno che in quell'occasione. Hai avuto la sensazione di quali fossero i rapporti con la politica di tuo padre? Un pochino l'impressione che ci fosse questa tendenza di pensare che la politica era una cosa così un po' da toccare con le molle e che fosse una cosa che veniva amministrata a Roma e che quindi andava un po' delegata. Hai la sensazione che la tua famiglia abbia perso potere, che i Falk in complesso abbiano perso potere? Secondo te se lo hanno perso, sì. Perché? Beh, penso per due ragioni. Un po' perché hanno perso potere, perché ormai l'importanza delle acciaierie nell'economia di mercato italiana è minore di un tempo. E poi perché sono cambiati i tempi, moralmente la gente come era la mia famiglia ha meno importanza, conta meno. Anche come esempio. Gli esempi sono di altre persone, di gente che fa, che si mette in mostra. In questo clima si affermò Silvio Berlusconi, ragazzo intraprendente, figlio di modesta famiglia, con una straordinaria capacità di farsi prestare denaro da persone che volevano rimanere anonime, non solo voleva apparire, ma ci riuscì. Costruì quartieri su cui fece installare obelischi alla sua memoria. Divenne amico dei socialisti, storici amministratori di Milano. Comprò il Milan e lo portò subito al successo. Si iscrisse alla P2, venne nominato Cavaliere del Lavoro, si inventò la TV commerciale, comprò la Mondadori e le assicurazioni Mediolanum. Non si sottrasse nemmeno al classico bacio della cuoca a una festa dell'Unità. Tra i 30 e i 40 anni aveva già quasi fatto tutto. Dal 1974 fissò la sua residenza ad Arcore, nella storica Villa San Martino di proprietà dei Marchesi Casati. Quadri di Tintoretto, biblioteche, mobili antichi, un parco di 1.000.000 metri quadri e 250 ettari di terreno. Nel 1980 la acquistò ufficialmente per la irrisoria cifra di 500 milioni. Un grande affare, procuratogli da un avvocato di Roma, Cesare Previti, che tutelava in quel momento gli interessi di una minorenne marchesina, unica erede dello sterminato patrimonio Casati. La signorina Casati, 25 anni dopo, considerò che con quella cifra avrebbe potuto comprare appena qualche box auto. La villa di Arcore diventò la Versailles del suo signore. Dai suoi cancelli passarono i potenti del mondo. Lì vennero formati governi, risolte crisi, conclusi grandi affari. Il potere da Roma si era trasferito a Milano. L'accoglienza dei potenti ad Arcore seguiva un cerimoniale preciso. Qui è la volta di Mikhail Gorbaciov e di sua moglie Raissa, nel settembre del 93. Buongiorno. Buongiorno. Alla faccia della salute. Russi, vrachi, russi. I medici russi. Siamo passati i medici russi. Benissimo, prego. Ecco la cosa, vedete che poi vi presento dentro, no? Ecco qua. Prego, signore. Sì, signora Trasevich. Benissimo, vieni che vi presento.
Questi sono due miei due più cari collaboratori. E signora Arletta e la cosa che vuole champagne lo diamo. No, io tanto gli unici che li stanno sempre criticando sono i francesi. Quando sono stato in Francia, questa qui è il privato. No. Prego, faccio strada di qua. Fortunatamente per me il signor Gorbaciov ha un programma che deve seguire oggi. Deve fare l'intervista nel parco. Ecco, se vogliamo fare due passi nel parco. Ecco, va bene, ecco lo so. Prego, ma nel mio piccolissimo, io mi riconosco moltissima vicinanza personale con lui. Lui ha anche un modo di fare, un modo, questa voglia di vedere il meglio negli uomini, eccetera, eccetera, che è fondamentale. Da Ishi che siamo lì, ci sono vecchie, per 20 anni. Non diventati bruzzi, cattivi. Ma io sono convinto, lei oltretutto lui è forte, c'ha ancora i muscoli forti, quindi ci abbiamo tanta voglia di combinare. Va bene, se io tutto quello che io potrò fare, posso fare, lui conti di avere un amico qui, glielo dica. Единственное, чем я могу вам помочь, это сразу сказать, что вы должны знать, что здесь у вас есть друг. Окей. Cominciamo con questa rivista, con questa pubblicazione. Начнем с этой. Una villa enorme e con molti misteri. Il signore di Arcore fece costruire un gigantesco mausoleo per ospitare le spoglie di quella che lui chiamava, alla stregua degli antichi romani, la gens berlusconiana. Nessun riferimento alla religione, ma piuttosto simboli esoterici, catene, fregi, teste di animali. Uno scalone porta sottoterra la tomba del capo. In una stanza accanto, i loculi per chi l'ha accompagnato nell'avventura terrena. Non la sua stirpe, però, ma l'avvocato Previti, il dottor Dell'Utri, il dottor Confalonieri. A costruire la grande opera, uno dei più richiesti scultori del mondo, Pietro Cascella, che vive e lavora a Fivizzano, nella Lunigiana, in un antico castello. Mi pare di ricordarmi che lui mi disse: senti, io mi trovo a questo punto della vita che vorrei, ho perso il padre, vorrei che tu ti occupassi un po', anche che sei mio amico, perché poi questa è la verità, ti occupassi un po' anche di questa cosa. Lui mi disse: non farmi una cosa mortuaria, con le falci, le morti, i teschi, gli scheletri, tutto quell'armamentario cimiteriale. E allora io ho detto: vabbè, pensiamo all'alto, al cielo, tanto noi andiamo per in là, no? Si dice così, andiamo lì fra quelle stelle lassù. E allora ho fatto questa cosa che si chiama anche volta celeste. Poggio sotterraneo, dove qui c'è una scala, qui la terra è a questo livello, qui c'è una scala che scende così. Questo non è proprio quello che poi abbiamo seguito, è meglio. E qui scende, c'è questo interno, e si accede lì. Qui si entra, si accede. Ora però, nella realtà, qui sono due bassorilievi, ce n'è uno solo e c'è una porta scorrevole di pietra che accede a un corridoio dove saranno le sepolture vere e proprie. Uno entra qui e qui c'è questo fregio, vede questo fregio qui, come una catena, così hai questi ganci che è la famiglia uno dietro l'altro. Così. E qui c'è la tomba più importante. Ma le varie, come saranno le porte? Dietro non ci sono, qui c'è solo questa. Qui c'è una specie di corridoio di contro quel spazio, entro cui ci sono queste, i loculi, insomma, dove andranno a finire. Senta, ma questo lo fa uno che se ne intende, io ho fatto lo scultore, non faccio il becchino. Berlusconi io penso che è un artista, perché ha un animo fantasioso intanto,
e come tutti gli artisti qualche volta le fantasie sono giuste e qualche volta no. Ora un artista può sbagliare una scultura, la butta via. Un politico è più delicata la cosa. Questo un po' di malizia ce la devo mettere, amorosa malizia. Agli ospiti della villa Berlusconi amava far balenare la possibilità di un loculo. Si racconta che lo chiese pressantemente il giornalista Emilio Fede, ma che venne lasciato in stand-by. Indro Montanelli raccontò che anche a lui un loculo venne offerto, in cambio di eterna fedeltà, ma che rispose «Domine non sum dignus». Anche a Gorbaciov la tomba venne fatta vedere e il leader sovietico ne fu molto impressionato. Ho costruito quartieri, città, eccetera. Per fare una passeggiata, sì, per vedere un'opera del più grande scultore italiano. Vale la pena che lo vedano, è bella, è un... dica che credo, che è una cosa, tanto per fare due passi, no? Sono troppo in sovusci, ascolta. Да, когда едешь... Naturalmente il mausoleo era del tutto fuori legge. Il catasto di Arcore lo catalogò come deposito di materiale inerte. Ma da quando Berlusconi divenne presidente del Consiglio, in una piega di una legge venne considerato il suo desiderio di seppellire lì i suoi cari. Poi non se ne seppe più niente. La villa di Arcore, come le altre del presidente, vennero dichiarate obiettivi sensibili del terrorismo islamico e quindi coperte dal segreto di Stato. Ma le voci ad Arcore continuarono a circolare. Ci sono alcune leggende metropolitane, una delle quali è quella che, ad esempio, in quel mausoleo c'è una potenza installata dal punto di vista elettrico spropositata rispetto al fatto che lì ci siano solo delle tombe e quindi una piccola illuminazione. So, qualcuno dice che lì probabilmente si potrà essere ibernati piuttosto che mummificati, quindi questo però perché comunque questa non è una legge, non è un dato di fatto, la potenza installata nel mausoleo ha una dimensione tale che è spropositata rispetto all'utilizzo di una semplice tomba. Manie di un bauscia milanese? Certo, si ispirò alla tomba del faraone Tutankhamen, che morì diciottenne 3.000 anni fa, ma anche agli eredi di Lenin. Colpiti proprio dal clamore mondiale seguito alla scoperta di quella mummia perfettamente conservata, decisero di imbalsamare il capo, sicuri che un giorno la scienza socialista l'avrebbe riportato in vita. Orson Welles, il genio del cinema, raccontò il magnate Citizen Kane nel film Quarto Potere e il suo castello trasformato in tomba. Simile a un faraone, il signor di Camdalù ha eretto molte pietre per segnare la sua tomba. Dai tempi delle piramidi, Camdalù è il monumento più costoso che un uomo abbia innalzato a se stesso. Il generale argentino Juan Domingo Perón fece imbalsamare sua moglie Evita e per lei concepì il più grande mausoleo del mondo. Gli argentini vennero chiamati ad ammirare i bozzetti poco prima che un colpo di Stato ponesse fine alla follia. Oltre a quello di Arcore, pochi altri mausolei di capi resistono al mondo. Quello di Mao a Pechino, quello di Ho Chi Minh ad Hanoi, quello di Kim Il-sung a Pyongyang.
la vita eterna, i patti di sangue, la stirpe. Tutta roba per psichiatri, esperti in sette, dietrologi. Chissà. Però così era Silvio Berlusconi ad appena 40 anni. Fragile, con la necessità urgente di costruirsi una storia e di far sapere agli amici che non li avrebbe traditi. Un'altra persona importante aveva abitato la villa. La sua storia è depositata in un piccolo e sconosciuto cimitero di Palermo. Qui, nel 2000, venne sepolto un uomo morto ad appena 60 anni. Si chiamava Vittorio Mangano, lo stalliere della villa di Arcore. Una tomba modesta e una lapide che ne celebrava la principale virtù. Rifiutò di barattare dignità con libertà. Mangano era il capo mafia della famiglia di Porta Nuova, uno dei principali mandamenti di Cosa Nostra a Palermo, all'ergastolo per 3 omicidi, traffico di stupefacenti ed estorsione. Uomo d'onore all'antica, dai modi urbani, capace di strangolare un infame, ma anche di sedersi a tavola e non sfigurare tra gli illustri commensali del giovane Silvio Berlusconi nella grande villa. Mangano passò gli ultimi anni della sua vita devastato da un cancro in un carcere di massima sicurezza. Se avesse parlato, avrebbe avuto il conforto di una morte a casa, ma rifiutò sempre. Non barattò dignità con libertà. Mangano non venne proposto per il mausoleo di Arcore e nessuno dei suoi abitanti andò al suo funerale. Venne sepolto nel quartiere in cui era nato, in una cerimonia di cui esiste solo questa immagine. Il capo mafia nella villa dell'industriale milanese lo aveva portato Marcello Dell'Utri, palermitano, braccio destro di Silvio Berlusconi. Berlusconi era spaventato da minacce di morte per sé e per i suoi figli, cose per le quali alcuni si rivolgono alla polizia, altri a chi se ne intende di più. Marcello Dell'Utri era un uomo molto schivo, membro dell'Opus Dei, collezionista di libri antichi, a capo di Publitalia, la cassaforte delle finanze di Berlusconi. Quando cominciarono a piovere su di lui accuse di mafia, amabilmente ricevette lo showman Piero Chiambretti. Senta un po' Dell'Utri, mi tolgo una curiosità. Lei è un uomo colto, un uomo raffinato, un uomo anche ricco, se vogliamo. Però una quarantina di pentiti l'hanno, come dire, accusata di un fatto piuttosto grave, no? Lo stampo mafioso, l'associazione, eccetera. Lei chi è? Dottor Jekyll o Mr. Hyde? Ma io credo che intanto siamo tutti un po' l'uno e l'altro. Ma lei non ha caldo? No, cosa? Io sono in servizio. Ah, ho capito. Vabbè, quindi non beve? Non bevo, non forse prende, dopo. Non prende caffè. Io credo che intanto tutti siamo un po' l'uno e l'altro. Ma nel mio caso certamente non c'è, diciamo, l'uomo, come dicono, appartenente o vicino alla mafia e l'uomo vicino invece alla vita normale. Perché questo non sarebbe possibile. Ecco, ma lei... Questo è impossibile strutturalmente che uno possa fare l'uno e l'altro. Chi mi conosce ovviamente lo sa bene. Chi non mi conosce può anche avere qualche dubbio. Ecco, ma lei la mafia l'ha vista solo al cinema, come capita alla maggior parte di noi, oppure anche negli occhi? Certo che l'ho vista al cinema. Solo al cinema? Sì, sì, l'ho anche letta sui libri. Certo. Ecco, e come se la immagina? Come, ma non esiste la mafia, dobbiamo tornare ai discorsi che facevano i primi mafiosi. Che cos'è la mafia? Che cos'è la mafia? La mafia, ecco, c'è un posto dove lei va a bussare e dice: permette? Qui c'è la mafia, che è il direttore generale, non esiste. La mafia è un modo di essere, un modo di pensare, io credo. Adesso, però, è una cultura che non è la mia, è la cultura di quelli che sono mafiosi. Ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra? Associazione criminale Cosa Nostra. Guardasse che io, da avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. Non ho sentito parlare. Non ho mai sentito parlare di Cosa Nostra. No. Non conosce questa organizzazione. No, no.
Non sa nulla di questo. No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali. Ma sentite la televisione, il giornale. Palermo aveva la pelle dura, conosceva bene quel linguaggio. Qui un tempo si diceva che la mafia non esisteva, poi si disse che non c'era più. Oppure si diceva che stava a Roma, e invece era arrivata molto più al nord, nella ricca e operosa Milano, scalzando l'acciaio dei fatti. Ufficialmente Mangano lavorava come stalliere, ma quando i magistrati intercettarono le sue telefonate nell'ambito di un'inchiesta sulla mafia a Milano, scoprirono che per cavalli si intendevano partite di droga, altro che passeggiate nel parco o corse all'ippodromo. I cavalli di cui parlava Mangano erano strani animali, molto simili al cavallo di legno che i greci usarono per espugnare Troia. Si è occupato della questione anche il giudice Paolo Borsellino e la volle ricordare in un'intervista rilasciata al giornalista francese Fabrizio Calvi. Calvi stava girando un documentario sui padrini d'Europa e aveva già svolto le sue indagini a Milano. Paolo Borsellino concesse al reporter francese l'ultima sua intervista. 50 giorni dopo venne ucciso. La conversazione inserita nel maxi processo, no, no, se non piglio errore, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo, quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro l'albergo. Non gli sembra strano che certi personaggi, grossi industriali come Berlusconi, Dell'Utri, siano collegati a uomini d'onore tipo Vittorio Mangano? All'inizio degli anni 70 in Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa. Quello mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi? È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Tredici anni dopo, nel 2005, morto e dimenticato Mangano, presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, senatore per Forza Italia eletto nel collegio Milano 1, venne condannato dal Tribunale di Palermo in primo grado a 9 anni di carcere per concorso esterno in organizzazione mafiosa. Il processo era durato 7 anni. In 1800 pagine di motivazione, i giudici spiegarono che per 30 anni Marcello Dell'Utri era stato l'ambasciatore di Cosa Nostra al Nord, per introdurla nel mondo dell'economia prima e della politica poi. Nel luglio del 2005, il sostituto procuratore Antonio Ingroia, allievo di Paolo Borsellino, che aveva sostenuto l'accusa insieme al collega Domenico Gozzo, commentò così le motivazioni della sentenza. La storia del senatore Dell'Utri attraversa un grande arco temporale, cioè consideri che la sentenza e la nostra requisitoria, ma tutta l'istruzione dibattimentale, non a caso molto lunga, ha abbracciato un trentennio. Si va dagli anni 70 sino al 2000 e oltre. Una storia quindi che abbraccia varie stagioni della organizzazione mafiosa, partendo dalla mafia di Stefano Bontade, dalla mafia introdotta nei salotti buoni che sparava poco, alla mafia sanguinaria dei Corleonesi di Riina, alla mafia che è tornata un po' all'antico di Bernardo Provenzano, la mafia delle trattative, la mafia degli accordi, la mafia della convivenza. E Marcello Dell'Utri ha costituito una sorta di minimo comune denominatore di tutte queste stagioni e ha costituito, noi l'abbiamo definito, il mediatore
degli interessi della mafia con i salotti della Palermo e della Milano bene. Abbiamo anche usato il termine dell'ambasciatore, ambasciatore degli interessi di Cosa Nostra nel cuore di uno dei più grandi imperi economico-finanziari milanesi e del paese. E che vantaggi ha avuto Cosa Nostra da tutto ciò? Beh, riuscire ad entrare, appunto, soltanto riuscire ad entrare in questi circuiti imprenditoriali, riuscire a... ma basterebbe, noi abbiamo detto in requisitoria, basterebbe soltanto quell'incontro, l'incontro che si realizzò alla fine degli anni 70 fra lo stesso presidente Berlusconi e mafiosi del calibro come Stefano Bontade e Mimmo Teresi, incontro organizzato e realizzato proprio da Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri, avvenuto a Milano, e che i giudici nella sentenza di primo grado hanno ritenuto provato, pienamente provato, aver quindi stabilito questo incontro, un incontro nel quale i capi mafia dell'epoca, Stefano Bontade era il capo della mafia dell'epoca, incontrava un imprenditore in quel momento in ascesa come Silvio Berlusconi, con prospettive, nuove prospettive di possibili investimenti in quei settori dell'imprenditoria e della finanza milanese, e con prospettive di accrescere il proprio potere grazie a questi rapporti. Già questo da solo costituiva un contributo enorme per Cosa Nostra, ma questo è soltanto purtroppo l'inizio di una lunga storia iniziata in quegli anni 70 e che si è dipanata per ben un trentennio. La condanna non fece molto scalpore nel mondo politico, materia troppo scottante. Nessuno ricordò che però un partito politico si era occupato frontalmente della questione, la Lega di Umberto Bossi, che nel 1998 condusse una esplicita campagna stampa contro Berlusconi per i suoi rapporti con la mafia. Subito dopo, però, Lega e Forza Italia divennero alleati di ferro. La Lega ottenne la devolution, Forza Italia il silenzio. Il giovane Silvio Berlusconi, con le sue manie funerarie, la mafia in casa, la grande villa e le sue starlette, avrebbe potuto vivere tranquillo e felice. Ma un biennio terribile incrociò la sua vita. A Milano, l'inchiesta di Mani Pulite fece crollare industriali e potere politico. A Palermo e poi a Firenze, a Roma e di nuovo a Milano, la mafia metteva bombe e compiva attentati e stragi. Si suicidò in carcere uno degli uomini più potenti d'Italia, il presidente dell'ENI Gabriele Cagliari. Prevedendo di essere arrestato, si stese sul letto e si sparò alla tempia Raul Gardini, l'erede del più grosso patrimonio italiano, che in pochi anni aveva dilapidato. Insieme a Berlusconi era considerato il futuro del capitalismo italiano. Le elezioni erano alle porte, la sinistra favorita. Ed ecco che dalla villa di Arcore arrivò la notizia. Per la prima volta nella storia, sotto forma di videocassetta. Silvio Berlusconi scendeva in campo. Dichiarazione rilasciata oggi dal dottor Silvio Berlusconi. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberal-democratiche. Ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi. La loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo. Non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone, tutte diverse l'una dall'altra. Non sono cambiati. Ascoltateli parlare, guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato, leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna.
Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. L'uomo che si era fatto da solo, uscito indenne da Tangentopoli, prometteva il miracolo. Agli italiani piacque moltissimo. È ricco, quindi non ha bisogno di rubare. Ha fatto tante cose, ha cambiato la televisione. Guarda, si sacrifica per noi. Ma soprattutto piacque il miracolo che prometteva. Gli italiani vanno pazzi per i miracoli. Fu talmente forte l'impatto mediatico che 10 anni dopo su internet si poteva vedere questa elaborazione di una famosa pubblicità. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Nessuno si accorse che Berlusconi non era un filantropo e non era neppure ricco. Anzi, alla fine del 1993 aveva debiti per 7.000 miliardi di lire. Chi gli aveva dato i soldi non era disposto ad aspettare. Furono loro a consigliargli di scendere in campo. E il più geniale fu Marcello Dell'Utri, che in 4 mesi gli organizzò un partito. Il suo primo governo durò poco, appena 7 mesi, ma fece comunque scalpore. La sentenza dice, tra le altre cose, che il partito Forza Italia venne costruito per impulso di Marcello Dell'Utri anche per venire incontro a delle esigenze di Cosa Nostra. È così. Sul punto politica nascita di Forza Italia, un punto molto delicato, abbiamo in requisitoria evidenziato, per evitare qualsiasi equivoco, che non c'è mai stata da parte di nessuna componente della magistratura, nessuna intenzione di colpevolizzare in alcun modo i tanti, tantissimi militanti in buona fede di questa formazione politica di Forza Italia, né tantomeno di tanti fondatori altrettanto in buona fede di questo movimento politico. La sentenza che condanna il senatore Dell'Utri dice però che il senatore Dell'Utri si adoperò e si buttò a capofitto in questa avventura con un ruolo decisivo rispetto alla formazione del movimento per andare incontro alle esigenze dell'organizzazione mafiosa, per andare incontro ai desiderata di Cosa Nostra. E c'è un collaboratore di giustizia, in particolare Antonino Giuffrè, riconosciuto attendibile in questa sentenza, che ha dichiarato che Marcello Dell'Utri fece questo anche in adempimento di un patto che era stato stretto a distanza con Bernardo Provenzano. All'uomo senza storia e senza ideologia prestarono la loro cultura importanti personaggi della sinistra, affascinati dopo tante delusioni. Un fenomeno che Karl Marx aveva studiato, la volubilità del sottoproletariato, e che ora ridiventava attuale. Poi Berlusconi sdoganò i fascisti, li rese presentabili, rivalutò Mussolini, anche se, a dire il vero, non riuscì a convincere i puri e i duri. Se il Duce fosse vivo, cosa penserebbe di Berlusconi? Non è una persona adeguata a governare un paese. Per quale motivo?
Non gliela posso rispondere questa frase, guardi. I comunisti, come lui li chiamava, furono molto accondiscendenti con lui, probabilmente perché erano rimasti molto impressionati dal seguito popolare che aveva avuto. Lui così ripulì i suoi conti, si quotò in borsa e nessuno fece notare che un magnate delle televisioni non poteva diventare anche presidente del Consiglio. In breve gli spianarono la strada per la strepitosa vittoria del 2001, anno del famoso contatto con gli italiani, ovvero il miracolo bis. E finalmente andò al governo. La Lombardia e la Sicilia lo votarono compatto. Sapeva bene che i poveri vogliono sapere cosa fanno i ricchi non tanto dei loro soldi quanto dei loro corpi. Quindi espose il suo corpo, perché era meglio parlare del suo corpo piuttosto che dei suoi soldi. Il popolo si divertiva perché non voleva apparire basso. Il presidente del Consiglio accoglie il segretario dell'ONU Kofi Annan. E guardate che c'è sotto le scarpe! Quelli mica sono tacchi, sono montacarichi! Si vede benissimo, non solo qui, attenti, si vede anche qua. Ma non si preoccupi per la statura, cavaliere, stia tranquillo. Gli italiani l'hanno votata così com'è. Se si accorgono del tacco, pazienza. L'importante è che non si accorgono che è una sola. Venne paragonato a Mussolini, ma era diverso da Mussolini. Infatti, Mussolini, colpito dalla chierica, si rasò e lui si trapiantò. Mussolini aveva istituito le corse con i gerarchi perché i fascisti non dovevano avere la pancetta. Si vestivano di tutto punto e poi seguivano il capo. Il famoso «se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi». Berlusconi invece inventò il jogging aziendal politico. Qui lo vedete, anno 1995, nelle sue tenute alle isole Bermuda, guidare una corsa dei suoi più fedeli collaboratori, Confalonieri, Galliani, Bernasconi, Letta e Dell'Utri. Il capo in testa fissa il tempo, i vestiti sono tutti uguali, tutto è molto più democratico. Come Mussolini, anche Berlusconi usava strani copricapi e solerti giornalisti cercavano di spiegarli. Si chiama linguaggio del corpo, segni, atteggiamenti, particolari che dicono di noi agli altri più di molte, spesso inutili parole. Cosa vorrà dire allora la bandana di Berlusconi? Candida, sulla testa, aderente. Quando ho visto il nostro presidente con la bandana, avevo immaginato che aveva fatto qualcosa. Questa è servita per coprire quell'arrossamento che dalla chirurgia nei primi giorni, però dopo l'ha tolta, però è stato molto spiritoso. Salve, sono Cesare Ragazzi, ho fatto il bagno e adesso mi asciugo i capelli. Beh, che c'è di strano? È che io sono calvo. Ah sì, calvo, ma con in testa la mia idea meravigliosa. Berlusconi l'ho conosciuto tanti anni addietro quando facevamo la festa a Palazzo Albergati, che ero già uno che lavoravo tramite la pubblicità di Mediaset, o Mediaset si chiamava, sì, anche allora credo, e arrivava e parlava con tutti i suoi, diciamo, clienti, i suoi potenziali, diciamo, fornitori di pubblicità. E difatti mi ricordo che lui aveva il riporto e ci parlava con questa persona, che per me è una persona eccezionale, squisita come uomo, però è una persona che tutte le volte ci parlavo e dicevo, ma sa, adesso lo farò, ma io sto bene così. Però io capivo che era una persona che aveva la voglia di farlo, perché quando uno fa il riporto, lì c'è, vuol nascondere una calvizie con un po' di capelli, vuol dire che c'è la voglia e il bisogno di farlo. Oggi è arrivato a fare un trapianto che invece di fare il riporto all'altro se lo farà indietro, però insomma qualcosa si è messo in testa, non ha avuto un'idea meravigliosa. Tutto può succedere a un calvo che si è messo in testa un'idea meravigliosa.
Questo intervento che ha fatto Berlusconi ci ha portato tantissimo lavoro a noi, perché la gente si rende conto che la chirurgia è molto limitata nella quantità dei capelli, cioè nel limite proprio dei pochi capelli che ha in testa. Allora uno vede lui quello che ha in testa, dice: beh, se devo mettermi i capelli per avere pochi capelli, meglio che stia calvo, oppure vado da Cesare Ragazzi. E difatti dicono: andiamo da Berlusconi o da Cesare Ragazzi. Io dico sempre meglio Cesare Ragazzi, perché Cesare Ragazzi i capelli ce li ha tutti, l'altro ne ha molto 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 meno. Ma non era mai capitato a un uomo politico in attività che parte del suo corpo venisse esposta in un museo. Successe nel 2005 alla celebre esposizione di arte contemporanea di Basilea, dove l'artista svizzero Gianni Motti presentò del grasso di Berlusconi proveniente da una liposuzione, trasformato in saponetta con il titolo Mani Pulite. L'opera venne venduta a un collezionista anonimo per 12.000 euro. Dai visitatori un po' di sorpresa e vibrate critiche. Io penso che non è vero. Perché? No, no, non lo credo. Non penso che possano uscire con quel sapone là dall'ospedale. Io non lo credo. Lei lo crede? Per me è finto. Non mi piace il Berlusconi, allora non devo avere il grasso del Berlusconi. se lo ricevo, lo prendo e poi lo vendo. Non si lava le mani? No. No. Il titolo del sapone cos'è? Mani pulite del Berlusconi. Mani pulite del Berlusconi, non penso che i mani sono politi dopo che ha usato quel sapone, no? Arrivederci, eh! Se quest'opera è vera, vorrei procedere penalmente contro il tecnico di laboratorio che ha fornito il materiale al sedicente artista. Tutto il mondo ci guardava, qualcuno divertito, altri incuriositi, altri ancora spaventati perché se era successo in Italia sarebbe potuto succedere anche nel loro paese. I giornali stranieri parlavano di autoritarismo, fascismo mediatico, mafia al potere, ma il termine che più ci rimase attaccato fu Repubblica delle Banane. Il Parlamento produsse, per tirarlo fuori dai guai giudiziari, 53 provvedimenti a suo favore. Decine di altri favorirono le sue aziende. La sua maggioranza restò sempre compatta. Mai si era visto un Parlamento così asservito ai voleri di un uomo solo. Diversi parlamentari misero il loro nome per leggi a suo favore. I suoi avvocati divennero deputati e legislatori. E quando qualche inciampo si verificava nelle aule dei tribunali, sbottava a voce alta. Nel 2001 si lamentò di aver già speso 500 miliardi di lire in parcelle. Sarà ricordato per i giorni tragici di Genova al G8 del 2001, quando per proteggere i grandi della terra e farsi vedere un bravo anfitrione, Berlusconi e il suo governo fecero quello che sarà difficile dimenticare. Nella guerra in Iraq corse in aiuto al vincitore quando pensava che fosse il vincitore. Aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. Inaugurò uno stile di politica internazionale in cui erano poco presenti i problemi del mondo e molto gli affari privati. Nell'agosto del 2003, il grande nemico del comunismo accolse per la prima volta nelle acque del Mediterraneo navi da guerra russe che trasportavano l'ospite Vladimir Putin, ex agente del KGB. Un'accoglienza curata personalmente. Forza
questo punto dovete fare. Dovete fare degli applausi. Scusate, conveniamo le cose. Allora no, scusate, mettiamoci d'accordo. Cerco di portare su. Io ve lo porto. Voi dovete fare un coro. Incredibile, il cavaliere adesso fa pure il capoclac. Sta istruendo gli astanti su come dovranno inneggiare al presidente russo Vladimir Putin in visita in Sardegna. E in cambio fa loro una proposta. Sentite che cosa si inventa quel diavolo del Berlusca. Potremmo fare una cosina. Veniamo qui, vi porto qui. Una ragazza napoletana che canta benissimo. Quanti anni ha? Quanti anni ha? La ragazza 21 anni. Poi una apicella. E vi facciamo, cantare una decina di canzoni che ho scritto io. Se loro inneggeranno a Putin, lui canterà. In pratica un nuovo contratto con gli italiani. Ma è la verità? 9:08. Udi Parola. E poche sere dopo la partenza di Putin, si presentò al villaggio turistico guidando la sua band. Senza te, il giorno è vuoto, la notte è triste, senza te, senza te. Che versi sublimi. Tempo e noia, il mondo non esiste. Che voci suadenti. Ma con te, giorno è gioia, la notte è amore, ma con te, che squisita gestualità. Il tempo vola, il mondo ha più colore, perché tu sei l'amor mio, tu sei l'amor mio. Nonostante tutto, Magistrati continuavano ad interessarsi al suo modo di fare i soldi. Oltre agli episodi di corruzione e ai bilanci truccati, scoprirono per esempio un lucroso sistema per non pagare tasse e costituire un tesoro all'estero. Molte persone sono oggi grate a Berlusconi per aver appreso i rudimenti della finanza moderna. La sua ditta è stata analizzata dalle procure di mezzo mondo. Per esempio, una televisione trasmette un film. Si devono comprare i diritti del film negli Stati Uniti. Una società li compra a Hollywood. Poi li vende ad un'altra società che ha sede nei Caraibi. Questa li vende a un'altra società che ha sede nelle isole del Canale. Quest'ultima li vende ad una società in Svizzera. E poi li vende a Mediaset. Nel percorso il prezzo è triplicato. Peccato però che tutte le società intermedie siano di Berlusconi. Questo perlomeno è quello che sostiene l'accusa. Nel 2003, presidente di turno per 6 mesi al Parlamento europeo, esordì a Strasburgo con uno show che lasciò tutti prima esterrefatti e poi allibiti. In quell'occasione furono manifesti i tratti del suo carattere e si vide quello che l'uomo avrebbe voluto fare se avesse potuto. Dopo aver letto un testo generico sui programmi della sua presidenza, venne data la parola ai rappresentanti dei gruppi parlamentari. Martin Schulz, tedesco, portavoce del gruppo socialista, gli pose delle domande molto precise. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wende mich zunächst an den Kollegen Pöttering. Der Kollege Pöttering hat in geradezu euphorischer Form die Kompetenz auf der Ratsbank, die aus Italien hier angereist ist, gelobt. Berlusconi, Fini, Frattini, Buttiglione, ich hatte Angst, er kommt noch mit Maldini und Del Piero und Garibaldi und Cavour, aber einen hat er vergessen, Herr Pöttering, nämlich den Herrn Bossi. Das ist auch ein Mitglied dieser Regierung. Und die kleinste Äußerung, die dieser Mann macht, ist schlimmer als alles, wo dieses Parlament Beschlüsse gefasst hat gegen Österreich und die Mitgliedschaft der FPÖ in der österreichischen Regierung. Über den müssen wir dann ja auch mal reden. Und Sie sind nicht verantwortlich, Herr Ratspräsident, für den Intelligenzquotienten Ihrer Minister.
Aber verantwortlich für das, was die sagen, sind sie schon. Und die Äußerungen von Bossi, ihrem Minister, was die Einwanderungspolitik, die sie ja in ihrer Rede erwähnt hat, angeht, diese Äußerungen sind in keinster Weise vereinbar mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Sie sind als Ratspräsident aufgefordert, diese Werte zu verteidigen. Dann verteidigen Sie diese Werte gegen Ihren eigenen Minister. Und ich will ein Wort aufgreifen, das der Kollege Di Pietro hier genannt hat. Der Virus des Interessenkonfliktes, hat er gesagt, darf nicht auf die europäische Ebene gehoben werden. Ja, da hat er recht. Und jetzt ist man hier in diesem Haus seit Tagen immer in der schwierigen Situation. Wenn man über die italienische Ratspräsidentschaft redet, dann heißt das immer, ja, du seid vorsichtig, dass ihr den Berlusconi nicht kritisiert wegen dem, was der in Italien tut. Denn das hat ja hier im Europaparlament nichts verloren. Ja, wieso ist Italien nicht Mitglied der Europäischen Union? Natürlich hat das hier was verloren. Und ich sage Ihnen, warum. Was Sie als Premierminister Italiens machen, da sind die Kolleginnen und Kollegen des italienischen Parlaments gewählt, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Aber was Sie als Präsident des Rates tun, dafür sind wir hier zuständig. Und dann sage ich Ihnen, Sie haben über den Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts geredet, über den Tampere-Prozess. Da haben Sie einen Begriff verwendet, Europol. Aber drei Begriffe, die haben Sie nicht verwendet. Und daran will ich Sie erinnern. Und die will ich Sie, da will ich Sie nachfragen, ob Sie bitte zu diesen drei Dingen etwas sagen können. Was gedenken Sie zu tun zur Beschleunigung der Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft? Was gedenken Sie zu tun zur Beschleunigung des Inkrafttretens des europäischen Haftbefehls? Und was gedenken Sie zu tun bei der gegenseitigen Anerkennung von Dokumenten in grenzüberschreitenden Strafverfahren? Da hätten Sie übrigens in Ihrem eigenen Land ein bisschen Reformbedarf, was die Dokumentenechtheit angeht. Wenn Sie im eigenen Land eine Reform durchführen, könnte nämlich der europäische Haftbefehl viel schneller in Kraft treten. Ich bin fertig, Herr Präsident. Ich freue mich trotzdem, dass Sie heute hier sitzen und ich mit Ihnen diskutieren kann. Das verdanken wir nicht zuletzt Nicole Fontaine. Denn wenn Nicole Fontaine es nicht so gut geschafft hätte, die Immunitätsverfahren Berlusconi und Dell'Utri, ihres Assistenten, der heute ausnahmsweise mal anwesend ist, so lange zu verzögern, dann hätten Sie die Immunität, die Sie brauchten, nicht mehr besessen. Auch das ist eine Wahrheit, die an diesem Tag hier gesagt werden darf. Ringrazio naturalmente anche gli altri oratori che sono intervenuti, il signor Grant Watson, la signora Monica Frassoni, il signor Francis Wurz, per gli auguri di buon lavoro, ma non posso non rispondere un po' a lui e a tutti coloro che hanno guardato all'Italia dandone una versione assolutamente caricaturale e lontana dalla realtà. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo Berlusconi evidentemente non è riuscito a negare, cioè al sole, alla bellezza, ai 100.000 monumenti e chiese della Italia, ai 3.500 nostri musei, ai 2.500 siti archeologici, alle 40.000 case storiche dell'Italia che non siamo riusciti a distruggere in questi due anni. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia quindi... Lei è perfetto. Sul conflitto di interesse a cui molti hanno fatto riferimento. Bene, forse non avete la conoscenza del fatto che in Italia i giornali, ma soprattutto le televisioni che ancora appartengono al mio gruppo e alla mia famiglia, sono tra i nostri più decisi critici. Perché? Perché evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso
mai acceso una televisione italiana. Perché dovreste sapere, e molti di voi vengono dal giornalismo, dovreste sapere che ogni giornalista ha come massima sua preoccupazione quella di apparire indipendente nei confronti dei suoi colleghi. E questa indipendenza lo porta ad essere ogni giorno critico nei confronti di colui che considera il padrone. Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. Un appunto sulla immigrazione. Sono stato 6 anni capo dell'opposizione in Italia, non mi fa paura con questi interventi. Ho l'abitudine ad essere contraddetto. Sull'immigrazione vorrei ricordarvi che se c'è un paese che affonda le sue radici nel cristianesimo, un paese generoso, aperto a chi ha di meno e a chi soffre, questo paese, l'orgoglio di dire che è il mio paese, è l'Italia. Mr. Barón, please. Presidente, yo me he levantado para pedirle que usted, como presidente, protegiera los derechos de los diputados y, en particular, el honor del señor Schulz. Usted ha hecho una propuesta. Usted ha hecho una propuesta. Yo creo que, además de dar la palabra al señor Schulz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores que compartimos todos los europeos. Gracias. On this matter, perhaps then perhaps best now that we should deal with it directly, and I don't want to open up a whole debate. There's a considerable emotion in the House about this. It is very clear that a member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity. In this case, I know in the vigour and flow of his response, Mr. Berlusconi allowed himself to go beyond the ordinary rules of engagement in this matter. I will first hear Mr. Schulz. I will first hear Mr. Schulz, who's entitled to speak, and then I shall return to the President in office if he wishes to respond, and finally to close with Romano Prodi. Mr. Schulz, please, you have the floor, a maximum of 3 minutes under the rules. Thank you. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie mir das Wort geben. Ich brauche keine 3 Minuten. Ich will das ganz kurz machen. Herr Berlusconi hat in seinen Ausführungen Folgendes gesagt, wenn die Interpretation richtig, die Übersetzung richtig war. In Italien wird zurzeit von einem Regisseur ein Film über die Konzentrationslager gedreht und er lädt mich ein, die Rolle des Capo, also des SS-Schergen, zu übernehmen. Ich sage Ihnen nur eines dazu. Mein Respekt vor den Opfern des Faschismus verbietet mir, darauf auch nur mit einem Wort einzugehen. Aber mir ist klar geworden, dass es schwierig ist zu akzeptieren, dass ein Ratspräsident, der sein Amt ausübt, wenn er mit der geringsten widersprüchlichen Debatte konfrontiert wird, seine Kontenance in dieser Form verliert.
Chi non è stato qui a sentire l'intervento del signor Schulz, che mi ha offeso gravemente sul piano personale e gesticolando e con un tono di voce che quello sì non è ammissibile in un Parlamento come questo. E quindi io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace, ma non ritiro quanto con ironia ho detto. Se il signor Schulz non ritira le offese personali che mi ha rivolto, io l'ho detto con ironia, lui l'ha fatto con cattiveria. I'm sorry, I colleagues, there are many colleagues, please, can we have some calm? There are many colleagues here wishing to make points of order and interventions. We are running very late. I will not take those points. I wish to say, as President of the House, that I personally regret the tone which the latter part of this morning has taken. I think it is unfortunate. It is a distraction from the European business we have in hand. It is regrettable. That brings our debate to a close. Again, I know many colleagues wish to speak. We've run over by a considerable length today. I want, before closing this session and handing over to one of the vice presidents to lead our vote, to say personally that I regret the offence caused to our respected member and colleague, Mr. Schulz. Quello che aveva fatto intendere a Strasburgo in tema di libertà di espressione, in realtà lo aveva già fatto in Italia. Durante una visita ufficiale in Bulgaria, ordinò il licenziamento dalla RAI del più stimato giornalista italiano, Enzo Biagi, del più brillante conduttore e reporter, Michele Santoro, e dell'effervescente comico Daniele Luttazzi. Biagi, come si chiama quell'altro? Santoro, ma l'altro... Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso e io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. La RAI ubbidì a quello che venne chiamato l'editto bulgaro. L'unico miracolo fu la moltiplicazione della ricchezza personale di Silvio Berlusconi. Nel 1993 era sull'orlo della bancarotta. Da quando divenne un leader politico, ottenne invece notevoli risultati e da quando divenne premier, salì rapidamente nell'elenco degli uomini più ricchi del mondo, superando anche le fortune accumulate dal sultano del Brunei. 50esimo nel 2001, 25esimo nel 2005. Con un patrimonio di 12 miliardi di dollari. Le sue aziende erano le uniche che guadagnavano in una pessima situazione economica. Si scoprì che per un capitalista molto spregiudicato la politica non era un fardello, ma una manna, che il Parlamento poteva essere semplicemente una voce da mettere in bilancio e in fin dei conti neppure la più gravosa. E che quando Berlusconi scriverà le sue memorie, consiglierà agli epigoni: mi raccomando, nominate ministro dell'economia il vostro fiscalista. Lo conoscete, lo stimate, è andato bene per voi, andrà bene per tutti.
era convinto di essere amato da tutti. Aveva promesso panem et circenses, ma il primo scarseggiava e quindi anche lui non faceva più ridere. Metà del paese scese in piazza, prima sotto le bandiere della CGIL di Sergio Cofferati per i diritti dei lavoratori, poi contro la guerra in Iraq e per la difesa della civiltà giuridica convocati dal regista Nanni Moretti. E fu proprio in quell'occasione che comparve uno strano cartello, in dialetto siciliano. Iddu pensa solo a Iddu, ovvero lui pensa solo a se stesso, e a ciò che milioni di persone avevano intuito. Dopo 5 anni di governo, la promessa di un'Italia ricca, sicura e dove tutti stessero bene insieme si scontrava con rabbia, paura, bigottismo, razzismo. Al nord e al sud si continuavano a parlare e a gridare lingue diverse. Siamo di nuovo qui tutti uniti e tutti in posizione di combattimento contro quella supercazzola di Prodi, la sua Europa di merda, di banchieri, di intralazzatori, le sue direttive, le sue leggi sbagliate. Bene, abbiamo i coglioni pieni di questa gente, ladri e mafiosi. E io saluto sempre con grande simpatia, che ho un po' di comprensione, anche di pena, quegli amici, quei nostri vicini di casa del sud, che per loro sfortuna non hanno un boss. Pregate per noi. Grazie, viva Santa Rosalia! Viva! Viva! L'impoverimento del paese aveva reso piccole anche le speranze. Un piccolo successo senza fatica in un reality show o una canzone tutti insieme per passare la nottata. Poi di fare i soldi piace a tutti. Se questo è il modo più facile, questo è un modo facile per gente comune di farli, allora ben venga, ho voluto provare, provo stavolta, dopo non proverò più. Beh, mi cambia la vita totalmente perché diventi famoso e voglio far sapere agli altri quanto valgo. E scusa per l'abito, ma appena uscito dal lavoro. Che lavoro fai? Faccio il benzinaio, autolavaggio, tipo fare le serate così nelle discoteche, poi hanno detto che pagano anche. Creare un po' di invidia tipo nei miei amici, così entrare, andare sul palco, tutti che ti applaudono, piacerebbe tantissimo. E un ringraziamento consentitemelo ai miei guerrieri, ai giovani di Forza Italia. Sì. E adesso Paolo, io direi di aprire le danze, i giovani per la libertà. Risentivo continuamente sia l'inno dei giovani di Forza Italia sia l'inno di Forza Italia, e questo per un motivo molto semplice, perché in quelle due canzoni sono raccolte davvero le arie di Forza Italia, sono raccolti i sentimenti e le passioni che hanno animato il nostro movimento politico e che continuano ad animare ogni giorno la nostra azione politica tra la gente, nelle case, nei posti di lavoro, e quindi era inevitabile poter riascoltare queste canzoni scrivendo delle nuove. E non si fa fermare. Chissà se è una risposta a chi non può dannare. Mannaggia sta città, sentire campanà. O te la rava fuori, e poi se sento, poi ancora non ci fa.
Sì, come no, ci ho fatto anche una foto e mi ha recriminato anche il piercing. Ha detto che io avevo il piercing in altre parti del corpo, però è meglio che non lo diciamo perché il premier si incazza. Nuovi protagonisti, intanto, erano pronti a rivendicare la successione. Soldi, 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 questo è per i Cucci. Ciao Cicci! Allora Cicci, buonasera. Fantastico, questo ci voleva. Io ringrazio Stefano veramente, un uomo anche lui che però, devo dire, c'ha la sua storia, perché... è un ragazzo, anche lui in 3 o 4 anni ha fatto parlare di sé, voglio dire, non è una cosa che si... poi dopo uno dice, ma intanto è successo tutto questo, quindi bravo Stefano, bravo. Poi dopo vi starà a vedere, intanto si va avanti. Ricucci è il nuovo Berlusconi? Si dice così, eh. Lei cosa... Quello è il pamphlet, cosa non è, quello che bel pamphlet che ha. No, a noi fa piacere di Santo Stefano che arrivano sti gente ricca che porta al paese lavoro e benessere, via. Fa piacere che vengano sti ricchi. Sei una già pronta. Sì. Come per tutti gli uomini che sono stati importanti, di Silvio Berlusconi si continuerà a parlare nei prossimi decenni, con nuove testimonianze, revisioni, documenti. Ma ci fu un'occasione in cui lui stesso avrebbe potuto raccontare la storia di cui gli italiani discussero in quei tempi, la sua ascesa, i suoi finanziatori, l'origine della gens berlusconiana. Era il 26 novembre del 2002. Berlusconi venne interrogato, la stampa esclusa per ragioni di sicurezza, a Palazzo Chigi come testimone nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa del suo braccio destro Marcello Dell'Utri. Il pubblico ministero Antonio Ingroia ricordò così quell'evento. Forse la storia non era ancora preparata. Per accertare la verità io chiesi la parola, ricordo feci un intervento, venne autorizzato dal presidente Guarnotta, il presidente del collegio a intervenire, e in questo mio intervento feci una sorta di ultimo e accorato appello al presidente Berlusconi a che rispondesse alle nostre domande, rassicurandolo in ogni modo sul fatto che le eventuali risposte non riguardavano la sua posizione giuridica, riguardavano la posizione giuridica soprattutto dell'imputato Marcello Dell'Utri, e che quindi ritenevamo che lo stesso presidente Berlusconi avesse interesse a che venisse accertata tutta la verità relativamente alla posizione del senatore Dell'Utri, e quindi feci una semplificazione dei temi sui quali avremmo voluto interrogarlo: Vittorio Mangano, l'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore, il ruolo di Marcello Dell'Utri, la storia importante dei flussi finanziari nelle casse delle holding dell'impero Fininvest, le origini di questo denaro, alcuni strani aumenti di capitale, alcuni strani movimenti di denaro. E fu interrotto a quel punto dal presidente Guarnotta, che preferì interpellare subito il presidente Berlusconi se intendeva mantenere la sua scelta del silenzio, di avvalersi a volte non rispondere, o se invece intendesse accogliere l'appello del pubblico ministero a contribuire all'accertamento della verità rispondendo alle nostre domande. E il presidente Berlusconi, devo dire con una punta di delusione da parte di tutti i presenti, ha detto comunque di ritenere di dover accogliere il suggerimento datogli dai suoi avvocati difensori presenti, e quindi di avvalersi della facoltà di non rispondere. Noi pubblici ministeri siamo stati accompagnati dal personale del cerimoniale di Palazzo Chigi dall'ingresso posteriore, mentre dal quale siamo usciti
mentre ho visto poi dai telegiornali che dall'ingresso principale presso il quale stazionavano telecamere e giornalisti sono riusciti invece gli avvocati difensori degli imputati, che hanno potuto dare in audita altra parte la loro versione di quel che era accaduto all'interno di quella sala. Alla fine del 2005 l'Italia si preparava alle elezioni politiche. La scelta dei candidati per Forza Italia venne di nuovo affidata a Marcello Dell'Utri. Nessun imbarazzo per la sua condanna, molta fiducia di una completa riabilitazione in appello. Nel novembre del 2005 il senatore Dell'Utri riunì a Sorrento 1000 giovani dei suoi circoli. Parlò loro del pericolo del comunismo e della lotta da combattere contro la sua egemonia. Oggi se non si è di sinistra non si sale in una cattedra universitaria. Se non si è di sinistra non si entra in una televisione. Se non si è di sinistra non si viene assunti in un giornale. Se non si è di sinistra non si può far carriera. Carriera universitaria, carriera nelle aziende. Io conosco centinaia di casi di persone che sono emarginate solo perché non hanno un'appartenenza in tanti gruppi industriali, anche privati. Non parliamo poi della pubblica amministrazione. Allora dobbiamo ribellarci a questo. Cioè io sono i comunisti che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselle da Palermo, cioè tutta una combriccola, tutto quello che gira attorno a queste cose, portano avanti queste cose. Questo c'è, di questo governo, questo. Se debbono guardare di questi attacchi, cioè comunisti. Il senatore Dell'Utri chiamò sul palco un altro modello di vita per i giovani. Il senatore Cesare Previti, condannato anche lui per corruzione di giudici e anche lui in attesa del giudizio finale. Ciao Cesare, si accomodi. Ciao, non ce l'avevamo ancora salutato. Un saluto al collega Previti, che nonostante tutti i temi e i problemi sei qua, vuol dire che è allegro. Lo so, sei sempre allegro, portatore sano di cancro giudiziario come me. Quando è in azione Marcello io sono sempre allegro, perché è proprio l'immagine della vitalità ragionata, e voi giovani dovreste essere la forza della vitalità vissuta. Grazie. I giovani applaudirono, stupiti della forza del nuovo che stava avanzando.